Allora ragazzi, innanzitutto un saluto a tutti. Questo sarà un video molto easy, leggero, perché è un video chiamato What's on my phone, ovvero cosa ci sta nel mio OnePlus 6 e come sono riuscito a organizzarlo. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, beh, partiamo subito così a freddo e partiamo dalla schermata principale, là dove compare subito la scritta del canale, ovvero il nome del canale, Mythical Snake, ed è un widget che ho installato direttamente dal Play Store e si chiama proprio qualsiasi Text Widget, sì, chiamato proprio così. Basta installarla e scegliere il carattere con cui volete scrivere il vostro testo, scegliere la grandezza e poi finalmente potete scrivere il carattere e impostarlo come widget. Ma la schermata principale del mio telefono non è solo questa, perché io la schermata principale, per avere tutto a portata di mano, l'ho suddivisa in cartelle. E sono sei cartelle che mi permettono di trovare subito e in modo da poter utilizzare subito un'applicazione che mi serve. Ma partiamo subito, partiamo dalla prima cartella, ovvero la cartella chiamata social, la cartella dove sono racchiusi tutti quei social come Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, insomma tutti quei social con cui interagisco e con cui sto sempre in contatto per la maggior parte anche con voi. Quindi una cartella dove posso trovare subito e immediatamente i social che mi serve utilizzare. La seconda cartella presente sul display del mio OnePlus 6 è la cartella Google, ovvero la cartella dove sono racchiuse tutte le applicazioni che fanno parte di Google, partendo da Gmail, Google Maps, Keep, GPay, ovvero Google Pay, e tutte le applicazioni che io utilizzo maggiormente, che mi servono a portata di mano per poterle utilizzare senza andare a scovarle nel drawer dell'applicazione. Quindi in una cartella le tengo racchiuse tutte in modo da trovare subito quella che mi serve. Andando avanti, troviamo un'altra cartella, la cartella chiamata domotica, la cartella ovvero quella cartella che contiene tutte quelle applicazioni che mi consentono di gestire la mia smart home, l'applicazione dell'assistente vocale Amazon, non faccio nome perché altrimenti si attiva, poi troviamo l'applicazione Mero, Stekin per le telecamere di sicurezza, Xiaomi, e poi troviamo anche l'applicazione Broadlink che mi consente di telecomandare i vari dispositivi che funzionano a infrarossi, non solo, anche la temperatura della casa. Vabbè, questi sono altri discorsi. Magari qualche giorno vi parlerò della mia smart home completa, ma questo è un altro discorso. Andando avanti, troviamo un'altra cartella, la cartella che io sottovaluto, una cartella molto importante e chiamata strumenti. All'interno di questa cartella sono racchiuse tutte quelle applicazioni che io utilizzo maggiormente sia per il mio lavoro e sia per gestire il canale YouTube. Per esempio, per il mio lavoro posso trovare tutte quelle applicazioni come VPS Office, Adobe Reader, Cam Scanner, che mi consentono di lavorare e inviare documenti. Poi ci stanno anche quelle applicazioni che mi consentono di gestire il profilo Telegram e il profilo YouTube, ovvero come Canva, InstanBio e qualche altra applicazione per gestire sia il lavoro e sia YouTube. La quinta cartella, la penultima, è la cartella viaggi. La cartella viaggi, dove all'interno sono racchiuse tutte quelle applicazioni come Moovit, Trainord, Waze, Trenitalia, Circuit e Easy Park, cioè praticamente tutte quelle applicazioni che mi consentono di gestire al meglio il giro logistico, là dove io organizzo attraverso Circuit, che mi consente di raggiungere con comodità e organizzare su mappa tutte le destinazioni, poi tutte quelle applicazioni viaggi che riguardano i treni, e poi Easy Park per i parcheggi e quant'altro. Quindi una cartella che io ho rinominato viaggi, dove posso trovare tutte quelle applicazioni che mi servono al momento, mentre non so, tipo sto viaggiando, sto raggiungendo qualche destinazione, lì le trovo subito a portata di mano, anche per il parcheggio. L'ultima cartella è la cartella fotografia, che la troviamo in basso assieme alle altre applicazioni default della schermata principale, là dove tengo le applicazioni galleria, che mi consente di gestire la mia galleria foto,
video e quant'altro, e l'applicazione fotocamera, anche se la posso attivare attraverso il doppio tap del pulsante accensione e spegnimento, ma la tengo comunque organizzata lì perché è molto più flessibile, le trovo subito, mi serve galleria, vado in galleria, mi serve la fotocamera, apro la fotocamera e le tengo tutte a portata di tap, ovvero a portata di tocco. Quindi ragazzi, devo dire che organizzato in questo modo la mia schermata principale mi consente di raggiungere tutte quelle applicazioni che mi servono al momento, ma soprattutto con cui lavoro maggiormente ogni santo giorno, senza doverle poi andare a trovarle nel drawer delle applicazioni. Quindi ragazzi, è un'organizzazione che mi consente di avere tutto a portata di mano senza crearmi casini all'interno del telefono. Quindi se anche voi riuscite ad organizzare così, devo dire che è un buon punto a vostro favore. Poi una schermata del dispositivo quasi tutta libera, e poi in basso troviamo le solite icone che secondo me le troviamo quasi in qualsiasi smartphone: l'applicazione per gestire le chiamate, la rubrica, i messaggi di testo. Sì, ci sta chi ancora come me utilizza i messaggi di testo per magari per qualche social, codici di sicurezza e quant'altro, e poi troviamo il browser Google Chrome che lo tengo lì a portata di tap. Quindi ragazzi, sono tutte quelle organizzazioni dove potete trovare tutte le applicazioni a portata di mano. Io me lo sono organizzato così, e voi ragazzi, come ve lo siete organizzati il vostro smartphone? What's on your phone? Quindi ragazzi, cosa ci sta sul vostro dispositivo? Aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti. E ragazzi, sì, dai, ditemi un po' come lo avete organizzato, quali applicazioni utilizzate maggiormente, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, mi raccomando ragazzi, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, fatelo subito, adesso, ora, iscrivetevi al canale. Se non lo fate siete delle brutte persone, anzi bruttissime, vabbè, al di là degli scherzi. E sì, iscrivetevi dove siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video. Ragazzi, tutte queste cose, iscrizione, like, commenti, sono tutte cose gratuite che danno un supporto al canale, quindi insomma fatelo e presto. E infine, lo sapete, mi trovate anche su Instagram @MiticoSnake, ve lo ricorda l'animazione qua in basso, ma vi lascio il link anche qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao.